Buonasera lettori e lettrici. Buonasera, si vede che non è la... Perché tu me lo stai costruendo. Buonasera lettori e lettrici. Buonasera lettori e lettrici e bentornati in questo nuovo video. Oggi con grande gioia finalmente anche io mi unisco a questo flusso meraviglioso di consigli e vi porto un pugno di suggerimenti per quanto riguarda il catalogo di Adelphi. Per chi tra di voi ancora non lo sapesse, la casa editrice Adelphi dal 20 gennaio fino al 19 di febbraio ha l'intero catalogo scontato del 20%. E quindi quale momento migliore per spendere i propri soldi, soprattutto perché parliamo di una casa editrice particolarmente valida. I titoli di cui parlare sono tanti, quindi io direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare subito. Il primo libro che vi consiglio è Beduina, un romanzo che, come il titolo stesso suggerisce, racconta la storia di questa ragazza proveniente dal Medio Oriente che viene allontanata dalla madre, dalla sua famiglia, perché paradossalmente il compagno della madre sembrerebbe essere innamorato della ragazzina e quindi per conseguenza, per difenderla, la spedisce dal padre negli Stati Uniti. Arrivata negli Stati Uniti, chiaramente la ragazza si trova a dover affrontare tutti quelli che sono i contrasti che derivano dall'arrivare in un paese completamente diverso dal proprio e soprattutto ciò che significa subirne i pregiudizi. È un romanzo veramente prezioso e di cui si parla poco, quindi se vi capita recuperatelo. Il secondo libro che vi consiglio è molto più famoso ed è L'avversario di Emmanuel Carrère, un reportage scritto di suo pugno all'indomani del processo di un famoso pluriomicida francese. Il protagonista di questa storia è un uomo che per tutta la vita finge di essere un'altra persona. Si presenta come un noto medico pur non essendosi mai laureato in medicina, sposa una donna benestante, ha dei figli con questa donna e quando ad un certo punto la sua vita fittizia comincia a venire a galla, decide di sterminare tutta la sua famiglia. È affascinante leggere di questa storia perché Carrère, nell'intervistare quest'uomo e nel prendere parte al suo processo, va a raccontare in un certo senso l'uomo che si cela davanti, scusatemi, dietro il mostro. Questo perché il protagonista in realtà sembra quasi non riconoscersi più nel gesto che ha fatto, come chiaramente capita sempre con i gesti di una certa follia quando si ha a che fare con persone che comunque hanno un certo tipo di disturbo. Ma è interessante vedere la lucidità, ecco, con cui il protagonista racconta delle sue vicende e allo stesso tempo come Carrère prende lo scambio epistolare avvenuto tra i due e ci racconta la storia che si cela dietro tutto questo. Non è una storia semplice chiaramente, però è affascinante notare come Carrère sceglie di raccontarcela. La lotteria di Shirley Jackson, in generale Shirley Jackson che è pubblicata completamente dalla Adelphi, in questo caso un romanzo brevissimo in cui traspare con una certa evidenza la sua penna cruda, perché la Jackson, per chi non lo sapesse, è un'autrice che lavora moltissimo sui toni dell'horror e del gotico. Tutti i suoi romanzi sono caratterizzati da qualcosa di brutto, di sporco, di negativo, che talvolta salta fuori all'improvviso e mai come in questo caso è particolarmente vero e non vi posso dire di più perché il romanzo è brevissimo. Altra pillola per raccontare un altro grande autore pubblicato in esclusiva da Adelphi, Nudi e crudi di Alan Bennett, noto scrittore inglese, famoso per il suo humor, che all'interno di questo brevissimo romanzo viene raccontato grazie alla stravagante relazione tra un uomo e una donna sposati da diversi anni che, rientrando da casa dall'opera, trovano la casa completamente svuotata e svaligiata. Anzi, meglio. La cosa interessante di Bennett è sicuramente il suo humor, quindi questo romanzo, come tanti altri, ve li consiglio se volete farvi una risata in maniera diversa dal solito. Andiamo avanti con La variante di Lüneburg, un romanzo dai toni gialli perché sostanzialmente si vanno a seguire le vicissitudini all'indomani di un omicidio che però attraverso una chiave diversa dal solito e con una particolare attenzione alle dinamiche del gioco degli scacchi
Cracchi in realtà fa un salto nel passato e ci va a raccontare una fetta di storia molto più interessante e profonda. Apparentemente è una storia superficiale, nel concreto in realtà è molto più complessa, ma non voglio dirvi di più perché in realtà il ritmo incalzante della scrittura è sicuramente il suo punto forte. Il Rogo di Berlino, che ho appena cominciato a leggere anch'io, ma che già mi sento di consigliarvi tantissimo perché è una storia vera particolarmente d'effetto. È la storia dell'autrice che racconta la sua vita ed in particolare la sua infanzia, la sua adolescenza, dal momento in cui la madre l'abbandona. E la madre non l'abbandona per un motivo comune, la madre se ne va perché decide di seguire il forte nazionalismo tedesco di quegli anni e di diventare un agente delle SS. È un romanzo forte che è ambientato in Germania nel pieno fuoco di quella che è la seconda guerra mondiale, quindi sicuramente non è una storia semplice, ma per raccontare quella fetta di storia sicuramente è il romanzo giusto, anzi in questo caso sicuramente è il saggio giusto, perché a tutti gli effetti stiamo parlando di un'autobiografia, quindi per quanto difficile è una storia che io mi sento tantissimo di consigliare. Un giorno questo dolore ti sarà utile, il romanzo che racconta la storia di un giovane diciottenne che ha problemi a relazionarsi con gli altri, eccezione fatta per la nonna e per il suo cagnolino. È una storia, diciamo che parla molto di uomini in un certo senso, ma lo fa in chiave particolarmente diversa. Ecco, questo perché a cambiare la monotonia di questo ragazzo è l'iscrizione ad un sito per gli incontri, tra i cui membri, ecco, ritrova un personaggio inaspettato. È un romanzo anche che gioca un pochino su questa forma di contrasti, su questi colpi di scena, quindi sicuramente io ve lo consiglio perché è un romanzo molto profondo, ma è anche un romanzo che tiene incollati alle pagine, quindi se state cercando qualcosa di simile è sicuramente la storia che fa per voi. Ultimo, ma non per importanza, La recita di Bolzano di Sándor Márai, notissimo scrittore ungherese di cui io ho letteralmente amato le braci, che in questo romanzo ci porta nella nostra cara Italia ed in particolare ci racconta di quando il noto Don Giovanni Giacomo Casanova sosta appunto nella città di Bolzano all'indomani della sua fuga dalla prigione di Venezia. La cosa interessante che ci vuole raccontare Márai all'interno di questo romanzo è il perché un uomo come Casanova si ritrovi a dover passare giorni e giorni in una città così comune, quasi noiosa nella sua prospettiva. E la risposta è molto semplice: è il destino a portare Casanova a Bolzano, perché è proprio qui che forse conoscerà la donna che gli cambierà davvero la vita. Detto questo, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, likeare, commentare, tutto quello che volete, e ancora una volta vi mando un grande bacio e noi ci vediamo martedì prossimo. Ciao!